Faccia a faccia XNL fra il costituzionalista Michele Ainis e il presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. A condurre l'incontro Gianluca Rocco, direttore editoriale del Gruppo Libertà. Tema del dibattere, le riforme sul presidenzialismo che esige un iter costituzionale e l'autonomia differenziata, oggetto di una legge ordinaria promulgata nel luglio di quest'anno. La mia differenziata penso in realtà che favorisca i servizi che vengono erogati ai cittadini. Quindi penso possa funzionare molto bene nel nostro paese, non soltanto per le regioni del nord, ma anche per quelle del mezzogiorno. D'altronde abbiamo già degli esempi che sono ben di più di quanto l'autonomia differenziata rappresenta, ovvero le autonomie speciali. Il premierato, oltre a sancire che sono i cittadini a scegliere chi fa il presidente del consiglio, garantisce quella continuità che oggi nelle regioni è presente, riesce ad abbinare una maggioranza al premier. E finalmente avere una durata che sia 5 anni e poi nell'alternanza democratica che fortunatamente c'è nel nostro paese, perché siamo in una democrazia, centrodestra, centrosinistra o chi sarà, si alterneranno alla guida del paese. Il meccanismo della legge Calderoli prevede in astratto di assegnare tutte e 23 le materie in ballo, senza motivare peraltro, in base alle specifiche esigenze dei rispettivi territori, a tutte e 15 le regioni di diritto comune, quindi questo è un problema. Il problema del premierato è un po' il problema dei contrappesi. Una democrazia costituzionale ha bisogno che il potere arresti il potere, come diceva il vecchio Montesquieu, e questa riforma, a mio giudizio, crea un presidente del Consiglio che troneggia su tutti gli altri poteri.